Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura andiamo a Cagnano, comune dell'Alta Valle della Terno, dove la popolazione è scesa in piazza per dire no alla nuova attività del cementificio Cementir, che avrebbe già da tempo iniziato a bruciare CSS, vale a dire rifiuti. Il comitato Aterno Aria spiega i rischi per la salute e l'ambiente. Vogliamo essere informati, dicono gli abitanti, presenti anche molti sindaci dei comuni limitrofi, assente quello di Cagnano. Il servizio di Daniela Rosone. Cagnano e i comuni dell'Alta Valle della Terno in piazza per manifestare contro l'utilizzo degli ormai famosi CSS nel cementificio Cementir di Cagnano, che a breve dall'attuale proprietà passerà ai Italcementi. In realtà, dicono i residenti, il cementificio ha già iniziato a bruciare rifiuti dal 23 ottobre, probabilmente per provare i macchinari. Una manifestazione riuscita e pacifica, con adulti, bambini e palloncini, preoccupati ovviamente per l'impatto ambientale. Tanti presenti, ma anche degli assenti eccellenti che si sono notati, come ha sottolineato la dottoressa Maria Fioravanti, portavoce del comitato Terno Aria. La situazione del cementificio noi non la conosciamo benissimo perché la proprietà non ha mai partecipato agli incontri con questo raggruppamento di persone che si interessa della salute, prima di tutto dei lavoratori del cementificio, poi dei lavoratori, degli abitanti. Poi degli autotrasportatori che dovranno trasportare il CSS, poi di tutti gli abitanti della valle. Assente il comune maggiormente interessato, Cagnano. C'erano ad esempio il vice sindaco del comune dell'Aquila, Liris, ma anche i primi cittadini di Barete e Pizzoli. Il comitato e i cittadini chiedono chiarezza con l'azienda che minaccia, dice la Fioravanti, di chiudere l'azienda senza la possibilità di questo nuovo utilizzo. La popolazione, secondo il comitato, non ha informato a sufficienza gli interessati. Già i lavoratori tempo fa avevano parlato di fumi maleodoranti di natura non confermata, percepiti anche nei comuni vicini. Ci sono diversi studi, ha spiegato la Fioravanti, che è un medico del lavoro, fatti dall'ARTA in Piemonte, che sostengono che ci sia una mortalità aumentata del 20% e l'insorgere di molti nuovi tumori al colon e ai polmoni. In tutto questo, il sindaco di Cagnano, Iside Di Martino, ha fatto poi sapere che ci sono contatti in regione per redigere un protocollo di sicurezza aggiuntivo, ma le preoccupazioni degli abitanti restano. Perché noi abbiamo notizie che risalgono, che fanno riferimento a studi fatti in altre regioni, l'ARTA del Piemonte, l'ARTA del Veneto, e ci dicono che bruciando il CSS ci saranno emissioni di diossine, metalli pesanti, metalli anche pericolosissimi come il tallio, che ultimamente è salito agli onori della cronaca, e quindi noi vorremmo discutere questa cosa, non mettere a repentaglio la salute. Andiamo a Pescara, dove migliora la qualità della vita. Nella speciale classifica redatta dal Sole 24 Ore, il capoluogo adriatico guadagna ben 19 posizioni, passando dalla 81esima alla 62esima. Soddisfatto il sindaco Marco Alessandrini, che ascoltiamo con Paolo Renzetti. La speciale classifica del Sole 24 Ore, pubblicata oggi, certifica il salto in avanti di Pescara come qualità della vita. Sindaco Alessandrini, 19 posizioni in più rispetto allo scorso anno. È una classifica che ci fa naturalmente molto piacere, un balzo in avanti rimarchevole perché siamo appunto la terza performance italiana, abbiamo risalito 19 posizioni stabilizzandoci al 62esimo posto. Queste sono classifiche che però significano anche lavoro che c'è alle spalle e il dato più importante secondo me è quello per cui noi siamo sempre secondo questa classifica all'ottavo posto complessivo in Italia per qualità della nostra offerta per il tempo libero e per la cultura. Allora questo ti fa pensare che con la cultura ci si può campare come? E che i progetti strategici, penso a questo documento che noi abbiamo approvato in Consiglio Comunale, cioè Pescara città della conoscenza e del benessere, non sono frutto del caso, non sono frutto di sterili esercizi retorici, ma sono il frutto del lavoro e della passione delle persone. Quindi quando coincide quello che tu pensi in astratto con quella che è la declinazione concreta, beh, certamente quello è un giorno di festa. Ci sono ambiti vari, penso dalla ricchezza dei consumi e Pescara resta sostanzialmente la locomotiva d'Abruzzo, pure in un momento congiunturale complicato. Poi c'è penso al dato ambientale dei servizi, la circostanza
circostanza per cui lo scorso anno, per esempio, i problemi della balneazione sono stati, come dire, archiviati o quasi, certo ha contribuito. E poi c'è il dato demografico, c'è la questione della sicurezza, insomma una fotografia articolata rispetto alle tante sfaccettature di cui si compone una città, con un risultato che mostra ancora una volta di più in modo chiaro la forte attrattività della nostra città, che resta comunque motore dell'Abruzzo, a prescindere questo da vecchi o nuovi campanili, ed è appunto la direzione giusta verso cui continuare a lavorare. L'Università degli Studi di Teramo ha attivato all'interno del proprio Ateneo un poliambulatorio medico per garantire assistenza specialistica e welfare ai propri studenti. Un'iniziativa unica in Italia che ha come scopo quello di far diminuire le malattie e i decessi prematuri tra i giovani. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. All'Università degli Studi di Teramo il benessere degli studenti è importante quanto la cultura. Per il loro welfare è stato così realizzato all'interno dell'Ateneo un poliambulatorio medico che potrà assistere i ragazzi per alcune loro esigenze. Disturbi del comportamento alimentare, ne soffrono 3 milioni di giovani italiani, sesso sicuro, più 400% e oggi l'incidenza delle malattie sessualmente trasmissibili, gestione dello stress, dipendenza da social media. Ma anche avviamento al volontariato e corsi di guida sicura. Solo nel 2016 sono morti di incidente stradale 260 ragazzi tra i 20 e i 24 anni. Questa università non solo cultura ma anche tanto welfare. Assolutamente sì, affinché i nostri studenti siano non solo dei professionisti formati in maniera efficiente ed efficace, stiamo molto investendo sul welfare studentesco. Bisogna essere consapevoli del ruolo che ogni studente deve avere, quindi da qui un modello fortemente trasversale che accompagni lo studente anche a una crescita e una maturità di essere persone consapevoli del ruolo che hanno nella società. Quali servizi voi offrite? Abbiamo fatto uno studio, abbiamo mappato le esigenze, abbiamo mappato le problematiche dei nostri studenti. Avvieremo da subito dei corsi di formazione per le malattie sessualmente trasmissibili, per i disturbi alimentari, per la guida sicura e per le malattie dalle dipendenze dei social. La situazione di benessere influisce positivamente sul rendimento degli studenti, sostiene il magnifico rettore dell'Università di Teramo, Luciano D'Amico, orgoglioso del nuovo poliambulatorio dell'Ateneo Teramano, tra i primi in Italia e che già effettua circa 70 visite al mese. Una bella novità qui all'Università di Teramo, un poliambulatorio. Un poliambulatorio ed altri servizi che hanno come obiettivo quello di migliorare il benessere dei nostri studenti. Noi gli studenti ormai offriamo dei percorsi formativi in grado di trasformarli da matricole in eccellenti professionisti. Vogliamo fare in modo che possano far questo attraverso un impegno e potendo studiare in condizioni di benessere. Da qui queste iniziative di supporto sono convintissimo che saranno accolte molto bene dai nostri studenti. Cambiamo argomento. Abruzzesi generosi con la colletta alimentare che si è svolta sabato scorso, sono stati raccolti 193 tonnellate di alimenti per i più bisognosi, 2 tonnellate in più rispetto allo scorso anno. 193 tonnellate di alimenti donati dagli abruzzesi al Banco Alimentare. Cosimo Trivisani, direttore del Banco Alimentare Abruzzo, soddisfatto della generosità degli abruzzesi? Soddisfatto è dire poco, siamo pieni di gratitudine per tutte quelle famiglie, persone singole che hanno collaborato insieme a noi facendo la spesa. Siamo grati a tutti i nostri volontari, tenete conto che in Abruzzo ce ne avevamo circa 4.000 volontari, che ci permettono di partecipare a un gesto così grande di solidarietà. Credo che in Italia sia il gesto più partecipato a livello di solidarietà. Noi siamo grati e invitiamo tutti domani sera una messa di ringraziamento. Faremo una messa di ringraziamento con Sua Eccellenza Monsignor Valentinetti alla parrocchia degli Angeli Custodi proprio per esprimere questa gratitudine. 2 tonnellate in più di alimenti raccolti rispetto allo scorso anno. Beh, questo vuol dire che
che il Banco Alimentare è un'associazione riconosciuta, penso che lavori con molta trasparenza e i risultati si vedono. Vuol dire che la generosità degli abruzzesi è evidente, che è palpabile e che quindi noi la sperimentiamo tutti gli anni. Pur essendo la 21ª edizione, credo che questo sia la testimonianza della stima che hanno per noi e della solidarietà che hanno verso i poveri che aiutiamo. Siamo qui nel deposito di Pescara, stiamo vedendo tanti volontari al lavoro. Questi alimenti a chi sono destinati? Dove andranno a finire? Gli alimenti andranno a finire attraverso le nostre 191 strutture caritative convenzionate in Abruzzo ai poveri di tutte e quattro le province abruzzese. E questo credo che bisogna ringraziare anche chi fa questo tipo di attività, cioè chi è direttamente a contatto con i poveri, che poi sono le caritas parrocchiali, le messe per i poveri, le case d'accoglienza. Credo che loro fanno un enorme lavoro e, visto che siamo vicini al Natale, quest'anno saremo sicuramente molto ma molto più generosi anche nei confronti dei nostri fratelli poveri. Restiamo sempre a Pescara, dove sono arrivati volontari europei per il progetto di servizio civile. Sono 6 ragazzi stranieri che saranno impiegati in città nel progetto patrocinato dall'amministrazione comunale. Mese del volontariato europeo giovanile a Pescara, tanti giovani dal vecchio continente per fare volontariato. Sì, è veramente stata una bellissima iniziativa di questa amministrazione. Abbiamo promosso per oltre un mese tutte le attività connesse al servizio civile nazionale, al servizio di volontariato europeo. Oggi siamo ulteriormente lieti che alcuni progetti fatti da questa amministrazione sono arrivati alla fase di realizzativa, per cui oggi abbiamo ben 6 volontari che ospitiamo, 4 al comune di Pescara e altri 2 da parte di un'altra associazione accreditata, che è anche quella che ha gestito il mese del volontariato, l'associazione Movimentazioni. E abbiamo parlato con oltre 500 studenti delle scuole superiori del 4° e 5° anno. Abbiamo fatto formazione a 10 scuole superiori, non solo di Pescara ma anche della provincia. Abbiamo incontrato oltre 50 associazioni, tra accreditate e non accreditate, per promuovere questo tipo di opportunità. Continueremo, sarà un lavoro che avrà come punto di accumulazione novembre come mese del volontariato che vogliamo lasciare, ma continueremo questa attività proprio grazie al patrimonio che oggi abbiamo di questi ragazzi che sono qui con noi, andando nelle scuole, nell'università e presso il centro di aggregazione giovanile. Apriremo degli sportelli informativi e faremo dei nuovi incontri. Inoltre, altra cosa, vi rimandiamo ai prossimi giorni, quando invece inaugureremo la prima casa del volontariato europeo, cioè la casa dove i ragazzi andranno ad alloggiare tra pochi giorni. Per il momento sono stati ospitati, e ringraziamo molto la Caritas per averlo fatto. Adesso stanno terminando gli ultimi lavori nell'appartamento, immaginiamo entro la prossima settimana di poterlo presentare ai ragazzi che dovranno viverci e anche alla stampa. La società aquilana dei concerti Barattelli è di nuovo costretta a demigrare. Dopo lo spettacolo di Noah a Pescara, il 3 dicembre quello di Rocco Papaleo sarà portato a Teramo al Teatro Comunale. L'ennesima sconfitta per l'Aquila, che vorrebbe essere la capitale della cultura. Mancano ancora gli spazi. Vediamo insieme il servizio. Dopo Noah a Pescara, Rocco Papaleo a Teramo, continua l'odissea, è proprio il caso di dirlo, della società aquilana dei concerti Barattelli, costretta ancora una volta a spostare un appuntamento del cartellone in un'altra città. A nulla è servita dunque la conferenza stampa di qualche settimana fa del maestro Giorgio Battistelli, l'auditorium della finanza non è ancora disponibile e la società ha deciso di non cancellare la data del 3 dicembre. Il concerto spettacolo Forse non sarà domani, vita e canzoni di Luigi Tenco con Rocco Papaleo, in programma nel cartellone della Barattelli per domenica 3 dicembre, si svolgerà nella data prevista, quindi al Teatro Comunale di Teramo, con inizio alle 18.30 anziché all'Aquila, grazie alla collaborazione con ACS Abruzzo Cultura Spettacolo. Felicemente in bilico tra la dimensione teatrale e la vocazione cantatoriale, Rocco Papaleo ripercorrerà un pezzo della storia musicale italiana, svelando il legame sincero tra lo spirito di Luigi Tenco e il suo straordinario messaggio d'autore.
cuore, a 50 anni di distanza, a quella vicenda sanremese ancora avvolta da un doloso alone di mistero. Le musiche di Luigi Tenco sono rielaborate da Roberto Molinelli per la band formata da Arturo Valiante al pianoforte, Guerino Rondolone al contrabbasso, Marco Sanini alla tromba e Davide Savaresi alle percussioni. Attraverso brani più o meno celebri, lo spettacolo, che già nel titolo ripropone il senso dell'omaggio alla canzone di Tenco, racconterà al pubblico di ogni esperienza dell'artista fuori dagli schemi. Nonostante gli sforzi possibili che la Guardia di Finanza stessa e il Comune dell'Aquila abbiano messo in atto, ancora non si trova però una soluzione per la disponibilità dell'Auditorium Florio, unico spazio nella città dell'Aquila a poter ospitare eventi di grande affluenza. E così, come già accaduto con il concerto di Noa, dicevamo, il 6 novembre scorso realizzato a Pescara, anche in questo caso la Baratelli ha deciso di non cancellare la data programmata da oltre un anno e pensate in uno spazio quale l'Auditorium Florio, che dal 94 ad oggi è sempre stato disponibile ad accogliere grandi eventi. Anche per questa occasione sarà cura della Baratelli mettere a disposizione numerosi autobus per gli abbonati e per il pubblico che avrà acquistato il titolo d'ingresso negli uffici dell'ente. I biglietti sono disponibili sia all'Aquila che a Teramo. Adesso apriamo la pagina dello sport, iniziamo dal Pescara e purtroppo con una brutta notizia, perché Andrea Palazzi, centrocampista del Delfino, dopo lo stop di sabato pomeriggio è stato costretto a lasciare il ritiro nella giornata di ieri e si è sottoposto questa mattina a visita specialistica ed esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al legamento crociato anteriore e menisco esterno del ginocchio destro e sarà operato in settimana a Milano. Intanto il Pescara domani sarà nuovamente in campo per la Coppa Italia contro la Sampdoria, sarà Francesco Fornò di Roma 1 il direttore di gara del match. Il fischietto capitolino sarà coadiuvato dal guardialine Gaetano Intagliata di Siracusa e Niccolò Pagliardini di Arezzo, quarto ufficiale Marco Serra di Torino. Restiamo a parlare del Pescara, andiamo ad analizzare la sconfitta pesante contro lo Spezia con Alessandro Crescenzi, anche per l'esterno difensivo. Dopo il gol del 2-0 dei padroni di casa si è spenta la luce per il Pescara, sentiamolo. Perché di questa prova così negativa, 4 gol al passivo, tanti per il Pescara? Sì, non è stata una delle nostre partite migliori, ci dispiace per questo risultato che è molto ampio e sicuramente speravamo in una partita totalmente diversa. E purtroppo questo è il calcio e dobbiamo cercare però di ripartire subito, perché adesso abbiamo altre due partite già da martedì in Coppa Italia e poi di nuovo il campionato sabato. Siamo partiti un po' molli secondo me, ma va dato merito anche agli avversari. Dopodiché abbiamo fatto una buona partita nel primo tempo, abbiamo anche creato diverse occasioni, però poi nel secondo tempo non siamo proprio entrati in campo. La squadra quando va sotto nel punteggio non riesce mai a recuperare e qualche volta, come è accaduto oggi con lo Spezia, crolla. Sì, sicuramente anche questo, perché dopo che abbiamo preso il secondo gol è finita la partita e questo non deve succedere, anche perché noi abbiamo qualità e che non possiamo permetterci di far finire le gare prima del fischio del 90esimo. Spero non accada mai più e ce la metteremo tutta. E questa è una soluzione che dobbiamo trovare insieme al mister e tutti quanti insieme, perché come hai detto te, poi ci accade spesso, quindi dobbiamo cercare di trovare la soluzione e sicuramente riguarderemo la partita e prenderemo atto degli errori che abbiamo fatto. I giorni scorsi si era parlato, ne aveva parlato anche Zeman, del fatto che il pubblico si sta un po' allontanando dalla squadra, soprattutto allo stadio Adriatico. Zeman aveva parlato anche di un problema di stampa, però probabilmente queste prestazioni della squadra non riavvicinano il pubblico. Ma io spero che il pubblico capisca anche la situazione, noi comunque ce la stiamo mettendo tutta, sicuramente dobbiamo migliorare come già dall'altro anno, però anche i tifosi ci devono stare vicini, perché siamo una bella squadra, un bel gruppo e prima o poi verranno fuori i veri valori. Adesso scendiamo di categoria in Serie C, stasera in campo il Teramo nel posticipo della 16ª giornata di campionato contro la San Benedettese, grande
pubblico per questo derby al Bonolis. Ieri si è chiusa la prevendita con 881 tagliandi staccati dai sostenitori rossoblu rispetto ai 1500 complessivi. I tifosi del Teramo però avranno tempo anche oggi per acquistare i tagliandi per il match. Sul fronte formazione in casa Teramo unico indisponibile l'attaccante Fratangelo. In attacco sarà ballottaggio fra Tulli e Barbuti per affiancare Foggia. Capuano sulla sponda opposta ha scelto il 3-4-1-2 con Miracoli e De Massimo, Di Massimo davanti a Bove che agirà come trequartista alle loro spalle. Sarà una partita particolare come ammette il tecnico del Teramo Antonino Asta. Come tutti i derby, insomma, è diverso, non sono partite come le altre, che sennò saremmo tutti un po' bugiardi. Io alle volte sento, ma sì, quella partita è uguale come l'altra. No, sennò non sono derby, sono diversi. Però questa squadra, questi ragazzi, credetemi, indipendentemente da tutto, la stanno vivendo come una partita importante, ma ci hanno messo l'anima in tutte le altre gare. È logico che i derby, tra virgolette, valgono doppio, non come punti, come tutto. Quindi sicuramente insomma, arriva in un momento lunedì sera, tanti occhi addosso, e quindi anche per loro sarà una motivazione in più. Le nostre migliori partite sono state fatte fuori casa, perché c'è più spazio, che in casa si difendono di più, in casa nostra gli avversari, ci può stare, forse può essere una lettura tattica giusta, però insomma, per come stanno giocando loro col 3-4-3, alla fine i due esterni giocano, diventano a 5 con due centrocampisti e tre attaccanti, comunque spregiudicato fino a un certo punto perché hanno un attaccante in più, come al sistema di gioco che è in passato con Moriero, però hanno un difensore anche in più a 5 a tutti gli effetti, quindi non so cosa farà lui, cosa farà Capuano, però le ultime partite hanno detto 3-4-3 e vedremo, ma noi ci prepariamo di giocare anche contro un eventuale 3-5-2, un sistema che lui ha insomma adoperato spesso, però sta di fatto che indipendentemente da questo rimane una squadra importante, una squadra a livello qualitativo singolo molto importante, quindi dobbiamo stare molto attenti. Poi un allenatore conosce bene la categoria e quindi mi aspetto qualunque situazione anche tattica, quindi dobbiamo essere bravi a pronti a tutto. Questa settimana abbiamo provato soluzioni diverse in base anche a quello che faranno loro. La vittoria ci manca, questo è un dato di fatto, proprio, è proprio numerico, non si può dire di no. Tutti speriamo, ma ci mancherebbe che arrivi il prima possibile, però non voglio che diventi un'ossessione che dopo, come è successo col Gubbio purtroppo, vincere, addirittura l'abbiamo persa immeritatamente. Quindi è come gli attaccanti, che in questo momento, io sono il primo un po' come tutti, anche quello a livello oggettivo fai pochi gol così, e allora ti fai quasi come dire non arriva, e veramente ti porti dietro un fardello, non arriverà mai, sbaglio sicuramente, con poca fiducia. Stessa cosa vale la vittoria, forse quando meno te l'aspetti arriva sia il gol la vittoria. Restiamo al calcio, scendiamo ancora di categoria in Serie D, altro derby, quello che si è disputato ieri al Valle Anzuca di Francavilla fra la formazione locale lavastese, finita in parità 1-1, ma le due squadre hanno provato a superarsi fino alla fine della contesa. In gol i due migliori realizzatori stagionali, cioè Palumbo e Leonetti. Il servizio. Finisce in parità 1-1 il derby del Valle Anzuca tra Francavilla e Vastese al termine di 90 combattuti minuti fra due squadre che si sono divise anche i due tempi, con una prima parte di gara di marca giallorossa ed una ripresa meglio giocata dagli ospiti. Il punto permette alla squadra di Colavitto di mantenere la terza piazza e di comunque guardare al futuro con grande ottimismo in vista della gara di domenica prossima all'Aragona con il Campobasso. Per i locali un punto comunque importante perché ottenuto contro la squadra più in forma del momento e con le solite numerose assenze. Giallorossi in campo, come detto, nella solita emergenza infortuni. Fra i biancorossi Colavitto cambia rispetto a domenica scorsa due giocatori con Viscardi e Bittaie per Bagaglini e Cristaldi. Sugli spalti non c'è il pubblico delle grandi occasioni con 200 tifosi ospiti, ultra delle due squadre gemellati e fuori dallo stadio per solidarietà con i supporters di casa.
ripartenza dopo la chiusura del settore distinti delle Valle Anzuca, problemi anche all'impianto di illuminazione dello stadio. Avvio di gara equilibrato con al settimo la prima conclusione nello specchio della porta d'opera dei padroni di casa con la parata di Camerlengo su Molenda. Al decimo Palumbo serve in area Velardi che viene anticipato dal portiere ospite. Gara aperta fra due formazioni che attaccano senza però scoprirsi. Fiammata locale al 22esimo con un pallone recuperato da Velardi ed il cross per Cosmo Palumbo che in area in mezza girata alza sopra la traversa a lasciarsi preferire e la squadra di Pierluigi Iervese che ci prova anche con più convinzione e con la Vastese molto guardinga e con i padroni di casa ancora pericolosi al 26esimo con un tiro centrale di Palumbo. Al 28esimo si vede la formazione ospite con un colpo di testa alto di Viscardi. Ancora Francavilla invece al 29esimo con un cross di Procida all'uscita provvidenziale di Camerlengo che anticipa Banegas. Al 32esimo lo stesso argentino ha ancora una buona opportunità ma a due passi dal portiere della Vastese non riesce ad addomesticare a dovere la sfera. Il giocatore argentino si riscatta al 38esimo quando se ne va sulla sinistra e poi serve al centro Palumbo che non perdona segnando il gol del meritato vantaggio del Francavilla. La formazione biancorossa meno brillante del solito si rivede al 45esimo con Stivaletta che innesca Leonetti che in area francavillese gira al lato dopo la deviazione di un difensore giallorosso. Nella ripresa si ricomincia ancora con i locali in avanti e con al terzo la parata di Camerlengo su Banegas. Al settimo Fiore ci prova su punizione ma spacca, compie il miracolo. Passano pochi secondi e Leonetti in area con una sassata non perdona questa volta il portiere del Francavilla regalando alla sua squadra il gol del pareggio. In campo si vede una Vastese trasformata che dopo il pari continua a premere alla ricerca del vantaggio. Le due squadre inevitabilmente si allungano e lo spettacolo resta godibile con i locali che arrivano ad un passo dal 2-1 al 29esimo ma sul tiro di Molenda e la traversa a dire no al Francavilla con Camerlengo battuto. Il finale di gara vede tanto equilibrio con una conclusione alta di Lonetti al 44esimo prima del triplice fischio finale di Panattella di Bari che fa scendere il sipario su un derby ben giocato da Francavilla e Vastese. Agevole vittoria dell'Avezzano che espugna il campo di una recanatese sempre più in crisi. Lo 0-3 porta le firme di Dos Santos e Cerone con una doppietta per i marsicani e il decimo risultato utile consecutivo. Andrea Costantini. Va agli archivi una settimana da sogno per l'Avezzano con l'emozionante udienza da Papa Francesco nel mezzo di due partite nelle quali i marsicani fanno il pieno di punti 6 e di gol 8. Tre quelli segnati al Tubaldi contro una recanatese in piena crisi di identità e di gioco in una gara praticamente senza storie e ipotecata subito nei primi minuti. Una superiorità tecnico-tattica a tratti imbarazzante. Reduce da tre sconfitte di fila la compagine leopardiana cala un potenziale asso con le sue in mediana di Lunardini, senegaliese a ridosso di Giaccagli e Palumbo. Nell'Avezzano fuori causa Branicchi infortunato, Persi affermato da giudice sportivo, Fanti non al meglio va in panchina. Giampaolo riparte dal 4-4-1-1 del secondo tempo roboante col San Nicolò con Cerone alle spalle di Dos Santos e D'Ambrosio al fianco di Bianciardi in mezzo. Pellecchia e Deramo a fare gioco sulle fasce. C'è un piccolo brivido in apertura causato da Lombardi, ma l'avvio di gara in realtà sorride subito alla squadra marsicana. Morgan Besana si procura una punizione da posizione interessante, se ne occupa il bomber Dos Santos che astutamente batte di giustezza facendo passare il pallone sotto la barriera. Mareglino è beffato da un tiro tutt'altro che violento. Avezzano in vantaggio con il nono gol del centravanti brasiliano, colpita a freddo la recanatese non sa reagire, al sedicesimo Lupo va di volè d'azione d'angolo ma il tiro è telefonato. Al ventesimo, al secondo affondo, l'Avezzano raddoppia, Lombardo sfonda sulla sinistra e crossa, Cerone irrompe sul primo palo e non lascia scampo a Maraglino. Possono esultare i tifosi biancoverdi accorsi al De Marsi per la prima parte di gara chirurgica della propria squadra. L'unica opportunità dei padroni di casa è questa punizione di Negro di poco alta. L'Avezzano controlla la partita senza problemi e sfiora il tris con il bolide di Cerone da quasi 30 metri e poi al 37esimo con l'incursione di Pellecchia poco preciso nella conclusione. Al 45esimo Parisi spreca l'impossibile ma la sua era una posizione di offside. Ripresa, pronti via e l'Avezzano scaglia il colpo di grazia alla recanatese.
Palla persa dalla squadra di Alessandrini, Pellecchia ne approfitta e serve la corrente Cerone che sfrutta le voragini leopardiane e senza problemi cala il tris. Prima doppietta in bianco-verde per il numero 10 dal sinistro vellutato. Che sia una giornataccia per la Recanatese lo si capisce da come Palumbo sparacchi dopo la respinta di Sbardella, mentre Cerone prova a mantenere sempre caldo il suo piede sinistro al 23esimo. Di qui in poi solo Accademia e girandola dei cambi fino al fischio finale che sancisce il magic moment avezzanese. 10 risultati utili consecutivi con 24 punti all'attivo in questa serie. Quarto posto solitario e il terzo più vicino per la Recanatese e Notte Fonda. È tutto per questa prima edizione del TG6. Vi ricordo il prossimo appuntamento con la nostra informazione alle ore 19. Vi ricordo anche questa sera l'appuntamento con Replay, la trasmissione di Enrico Rocchi con i suoi ospiti e l'apporto di Andrea Costantini. Tra l'altro ci saranno anche delle finestre sulla partita, sul derby del Bonolis fra Teramo e San Benedettese. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi. Buon proseguimento di giornata.